Bentornati ragazzi, siamo in questo nuovo video della mod vita da gangster qua con Franklin. Allora, iniziamo dalla prima cosa. In questi giorni ho fatto una donazione anonima di $500,000 al comune di Los Santos, come è nota addobbi natalizi, e a quanto vedo qualcosa è stato fatto. La donazione che ho fatto è servita e hanno messo qualcosa qui nella piazza principale di Los Santos, a downtown. Vedo diverse lucine, un albero, bene, diversi alberi, pupazzi di neve, alberi di Natale, regali. Hanno fatto diverse cose, quindi $500,000 ragazzi sono serviti veramente. E diciamo che questa mattina faremo un'altra opera di bene, e sarebbe quella di rapinare la banca piccola di Los Santos, come avevamo stabilito di finirle tutte. Ma tutti i soldi che faremo li doneremo in beneficenza, quindi li daremo ai barboni che stanno sotto i ponti. Anche se faremo 5, 10 milioni, non lo so, 2 milioni, tutto quello che faremo lo daremo ai barboni. Perché comunque ragazzi, secondo me ogni tanto bisogna fare pure questo. Hanno fatto belle cose, hanno messo uno skatepark, un negozio di hot dog, dei distributori, panchine, alberi dappertutto, un grosso albero di Natale, bravissimi. Infatti avevo chiesto pure questo, un albero di Natale. Non sapranno mai che è stato Franklin, sono comunque soldi sporchi quelli ragazzi, ed è per questo che abbiamo fatto una donazione anonima. Però abbiamo fatto un bel gesto, secondo me, un bellissimo albero. Comunque, visto che c'è la neve, come faremo questa rapina secondo voi? Non con la macchina, non con la moto, ma con la moto slitta. Cioè che è diverso ragazzi dalla moto che usammo la scorsa volta. È diversa questa. Ok dai, andiamo un attimo a Grove Street, prendiamo questa moto slitta e facciamo questa rapina. Comunque è veramente bello, cosa ne pensate voi? Tutto opera di Franklin. Comunque dai, saliamo in macchina che fa pure freddo. Ok, eccola qui ragazzi. Ok, sì. Oh, sentite. Non andate via da qui. Massimo mezz'ora, un'ora sarò qui e vi porto un regalo, va bene? Non andate via, mi raccomando. Non ve ne andate, restate qui, non vi preoccupate. La vostra vita cambierà stasera. Ve lo assicuro, ve lo prometto. Buon Natale. Auguri. Vai. Quanto si sbanda sulla neve, quanto si sbanda. Vati dai. Ok. Eccola qui. Veloce. Ci aiuterà sicuramente durante la fuga. E sono convinto che ce la faremo con questa, ragazzi. Quindi mettiamo un attimo il punto alla Flicka Bank e possiamo farla pure da queste parti qui. Ok, tanto prendiamola così vediamo pure come si guida. Eh sì, va veramente tutto. Oh, e quanto è agile, quanto è veloce. Ma quanto è veloce. Ok. Oh, 150, 160. Non male, non male. Dobbiamo vedere come si comporta, se dobbiamo saltare scalini, salire scale. Dobbiamo vedere lì ragazzi. Però sono convinto che ce la fa questa. Mamma mia, 170. Frena. Perché poi vedete com'è fatta. Abbiamo sempre quella specie di marchingegno che ci permette comunque di avere stabilità anche sulla neve, quindi no problem. Vai, sono pronto ragazzi, regaliamo tutti i barboni, non facciamoci problemi. Come va, va. Ok, con la banca. Ok, abbiamo il borsone ragazzi, mettiamo subito
Mettiamo subito la motoslitta qui accesa. Buongiorno. Salve, salve. Auguri a tutti, buone feste, buon Natale. Vi dico una cosa, prestate attenzione a quello che vi sto per dire. Se sto per fare questa rapina, sappiate che no, i soldi non me li prendo io, li sto dando in beneficenza, quindi, come si dice, rubo ai ricchi per dare ai poveri, ok? Quindi dovete sapere sta cosa quando parlerete con i giornalisti e tutti quanti. Prego, prego, signora, mi apra la porta, per favore, mi apra la porta, per favore, mi apra la porta. Quindi, aprite bene, quindi ascoltatemi bene, porca miseria. Sti soldi, sto rischiando la vita, ma darò tutto in beneficenza. Non mi terrò niente per me, lo capite? Non mi terrò niente per me, si sbrighi però. Si deve sbrigare. Non mi terrò niente per me, darò tutto ai barboni. Quindi chiudete la bocca, non dite che sono venuto qua, se avete un cuore. Prego, grazie. Ok, perfetto ragazzi, vediamo un po' quanto riusciamo a rubare. Dai, 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 dai. Ok. Ok. Vediamo un po'. Dai, un bel po', per favore. 9.568.292 dollaroni. Ragazzi, ma le promesse sono promesse, sono tanti soldi. Però daremo tutto in beneficenza, ragazzi. Per forza, io le promesse le mantengo, sono bei soldi, ma non me li posso tenere. Infatti eravamo stati chiari fin dall'inizio. 2 milioni o 5 milioni o 10 milioni, non mi prendo niente. Niente di niente. Oh mio Dio. Questi ci levano tutto, ragazzi. Vai, 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 vai. Sì, 9 milioni, 9 milioni. Ok, non so dove scappare, mannaggia. Oddio, si sta balzando. Ok, grande, ragazzi, come si sta comportando sto coso. Vedi qua, vedi qua, vedi qua. Oh mio Dio, si sta alzando. Ok. Grande. Mi mancava questo, bene. Vai, fuggi Franklin. Prova di qua. Attento, attento, attento. Ce la fai? Sì. No, 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 no. Ce la faremo, ragazzi, ce la faremo. È veloce questa motoslitta. Vedi qua, vedi qua, vedi qua. Ok. Gira di qua. Ottimo, ottimo. Fantastico, ragazzi. No, questo viene di qua, viene di qua, viene di qua. Vai, 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 vai. Vai, vai. Oh, bene, ragazzi, bene. Ci stiamo riuscendo. Dai, è fatta, è fatta, è fatta. Non me ne frega, è fatta. Sono scappato bene, infatti sì, ragazzi. Mamma mia, ragazzi. 9.568.000, vediamo un po'. 9.601.942 dollari. Oh mio Dio, ragazzi. Adesso, come promesso, porterò tutti questi soldi lì.
dai barboni, ragazzi. Ok, perfetto, ragazzi, ho sistemato tutto. Ho preso la prima macchina che ho visto, quella dei Families. E ok, come promesso, eccoli qua. Abbiamo proprio una montagna di soldi, ragazzi. 9 milioni, tutti così. E ok, adesso andiamo là e gli diciamo comunque due parole, perché comunque devono darli a tutti, perché non ci stanno solo quei barboni lì. Quindi devono dare a tutti. Ok, vediamo un po' dove stanno. Dobbiamo andare come sempre sotto al ponte. Eccoli qua. Ehi là, è arrivato Babbo Natale. Questi qua sono soldi vostri. Da ora in poi, da questa sera, la vostra vita cambierà. Però dovete ascoltarmi molto molto bene prima che mi fate incazzare, ok? Vedete, sono tanti soldi, ma non sono solo vostri. Dovete distribuirli a tutti quelli che sono in difficoltà. Quindi da qui fino all'altro ponte che si trova sull'altra strada. Mi raccomando, io domani passerò. Voglio vedere che tutti sono contenti, tutti, tutti. A nessuno deve mancare niente, quindi mi raccomando, non dovete fare gli ingordi. Questi soldi vanno divisi, ok? Vanno divisi. Prendeteveli tutti, quindi distribuiteli. Non bevete, ovviamente, non vi drogate, non comprate niente di illegale con questi soldi. Quindi cercate un attimo di comprarvi una casa, un po' di vestiti, non lo so, fate voi, però spendeteli bene, mi raccomando, mi raccomando. Ok, ok, ragazzi, ce ne possiamo andare. Tanti soldi, 9 milioni, ragazzi, potevano essere nostri, però mi andava di fare qualcosa di giusto, ecco. Andate più avanti, c'è qualcosa per voi. La distruggeremo? La distruggeremo? No, ok. Bene, ragazzi, bene. Vai, io mi fermo qui. Fatemi sapere cosa ne pensate, ragazzi. Si è rotto pure il vetro. Comunque, fatemi sapere cosa ne pensate. E dai, ci sentiamo domani con due video. Ciao, ragazzi.